Benvenuti o bentornati amici dello Scorpione, qui è Karma Rosso. Come vedete la stesa è già fatta, purtroppo ero partita a registrare la vostra lettura e qualcosa è successo, sarà Mercurio retrogrado o saranno tutti i pianeti dell'universo retrogradi in questo momento. Visto la situazione astrologica che sta sopra le nostre teste, diciamo, e quindi partiremo con le carte già scoperte. Ci tengo a dirvi che se mi cercate per una consulenza privata o anche solo per un confronto, vedete sullo schermo quello che è il mio indirizzo mail cui rivolgervi. È ovvio che ho anche una pagina Facebook, però come sempre dico, per un contatto più diretto e più approfondito, meglio usare la mail. Detto questo, questa è la luna che va dal 21 di giugno al 19 di luglio. Io credo ce ne vedranno delle belle, tanto è che negli altri video, negli altri segni fatti fino ad adesso, mi sono ritrovata più che a dare dei consigli a fare delle tirate di orecchio. Spero non sia il vostro caso. Comunque, a vedere queste energie, vediamo poi che cosa è il caso di andare ad approfondire. Dunque, cominciamo. Questa carta che appartiene al vostro passato recente o comunque diciamo di quest'anno, degli ultimi mesi, è una carta che mi dispiace sempre vedere qui, perché è una carta che possiamo riassumere con una frase del tipo c'eravamo quasi, quindi c'è già il presupposto di un blocco, di un'energia che non ci permette di arrivare poi ad una serenità, un equilibrio e un'abbondanza, così si dice da un punto di vista spirituale, del flusso della nostra vita. Quindi la contentezza non la si vede su questo fronte e non c'è soddisfazione. Forse ci sono delle situazioni nella vostra vita che vi sono sfuggite di mano in qualche maniera per colpa vostra o di qualcun altro, o del destino, come si dice. Fatto sta che è una sorta di ultima goccia che fa traboccare il vaso. Ed è un vaso che traboccando comunque non porta disastri come ci si aspetterebbe, ma porta un bisogno di introspezione, di riflessione. Ed è quello che questa luna vi aiuta a fare. Credo che in particolare vi renderete conto che il vero blocco, il vero margine che limita la vostra grandezza come anima è in realtà il vostro modo di pensare, il vostro modo di vivere e di sentire le cose. Dico questo perché la mia percezione a vedere queste energie è che nel corso degli anni della vita avete accumulato, come tutti gli esseri umani, delle esperienze. Lasciamo stare poi che siano state esperienze che siete riusciti a risolvere o meno. Ma di per sé hanno creato una sorta di cicatrice, direi, no? Immaginate una pelle, che ne so, di una persona che ha fatto molto lavoro manuale, pelle delle mani rovinata quantomeno, o porta addirittura delle cicatrici, dei segni ben visibili. È un po' quello che è successo al vostro animo, non alla vostra anima, al vostro animo. E quindi questa è la luna in cui vi guardate quelle ferite e vi rendete conto che sì, le esperienze ci sono state, sì, alcune traumatiche, altre meno, però stare lì a guardarsi le ferite non ci aiuta a continuare ad usare le mani o a guarire, che ne so, un problema di artrosi, ok? Questo per dire che c'è bisogno che vi rendiate conto che fare di queste esperienze passate dei parametri per le esperienze future, al punto da creare per voi stessi dei blocchi, questo non va bene. Questo non si chiama imparare a diventare saggi, significa bloccare la propria evoluzione e sicuramente la propria felicità, il proprio flusso di abbondanza e tutto quello che ne consegue. Che cosa succede poi? Succede che una volta realizzata questa situazione, non vi resta che affacciarvi al mondo esterno cercando di risolvere anche sul piano pratico le energie che materialmente derivano da questa vostra predisposizione a reagire alle cose. Quindi alcuni di voi troveranno se stessi ingarbugliati magari in qualche questione legale o si ritroveranno a doversi guardare le spalle da qualcuno che non è molto onesto e che segue una propria agenda. Quindi c'è un confronto tra bugie interne, pali interni che nel tempo avete costruito per voi e bugie esterne, pali esterni, limiti esterni che effettivamente ci sono nel mondo reale. Ricordate che l'energia è tutto.
Quindi, se anche i vostri cinque sensi percepiscono solo quella che considerate materialità, questa materialità non è disgiunta dal resto della vita e quindi anche nelle situazioni che vi sembrano apparentemente non correlate nella maniera più assoluta, da un punto di vista interno ed esterno della vostra vita, cioè dal punto di vista emotivo, per esempio, o psicologico vostro e poi pratico nella vita di tutti i giorni, è facile invece che da un punto di vista energetico, siano in qualche maniera connesse. Perciò questa luna vuole che voi riusciate a prendere in mano la vostra situazione e focalizzate veramente su voi stessi. Quindi è necessario fare una scelta per guarire a un certo punto. Quale scelta? Prendere di faccia, affrontare chi siamo. E vi renderete conto appunto di come fino ad ora avete catalogato, le esperienze nella vostra vita. Non vi disperate, si può sempre correggere la mira, certo ci vorrà tempo, ci vorrà comprensione, quello che serve, insomma, però è possibile e avviene. L'universo inoltre vi sta dicendo, avete molti desideri, avete molte carte favorevoli in realtà, siete delle persone che avrebbero molto da dare, è il momento di tagliare i rami secchi che non servono, smettere di supportare con le vostre energie cose che non fanno per voi. E cominciare invece a tagliare di più i rami secchi degli altri che ostacolano il vostro percorso. Ora, io non vi sto suggerendo di andare nel mondo a picchiare la gente pugni in faccia, ritorsioni, cose di questo tipo. Vi sto dicendo semplicemente, da un punto di vista energetico, non nutrite più questi collegamenti esterni, ok? Queste persone, queste situazioni che non fanno altro che andare a limitare e logorare la vostra potenzialità. Va bene? Questo era per l'energia generale. Andiamo a vedere poi per quanto riguarda l'amore, che come sempre io suddivido in letture per chi si considera impegnato e chi si considera emotivamente single. Allora, voglio vedere per quelli che si considerano emotivamente impegnati come va in questa luna. Scorpione emotivamente impegnato in questa luna. C'è voglia di rinascita e voglia di andare oltre, quindi si può parlare o di trasferirsi per raggiungere la persona amata, o la persona amata parla di trasferirsi per raggiungere voi, dipende dai casi, poi questa è una lettura generale, o comunque di fare qualcosa che permetta al vostro rapporto, che può essere un rapporto già riconosciuto o meno, io parlo a persone che, ripeto, si ritengono sentimentalmente impegnate, dicevo, c'è un tentativo, c'è la voglia di aumentare questo legame tra di voi, di farlo crescere di livello e quindi c'è un ragionare, un cercare di trovare un'idea creativa che ve lo permetta. Lo dico perché noto che per alcuni questa persona cara o è molto lontana, fino adesso non c'è stata la possibilità di raggiungerla, o non ci sono state le possibilità che vi hanno permesso di comunicare, di avvicinare questa persona e dichiarare i vostri intenti, i vostri sentimenti o i vostri sogni riguardo al vostro legame, possibile legame, quello che è. Quindi questo è il mese della scelta, non mi stupisco che ci sia a dominare questa lettura la luna che rappresenta anche il segno del cancro, questa è una luna in cancro, quindi ragazzi, meglio di così si dice si muore, speriamo di no. E quindi credo che per la maggior parte di voi questa sarà l'energia dominante, il dover seguire questo istinto che vi porta a volere qualcosa di più dall'altra persona. E ovviamente la comunicazione che ne conseguirà. Il risultato dipende dai casi, ragazzi. Vediamo che cosa mi dicono. È soggettivo, ma diciamo che forse bisognerà programmare meglio la situazione e quindi il confronto è caldamente suggerito. Fate questo passo, capite se questa persona vuole o meno stare con voi, visto che ci ricordiamo quello che abbiamo appena visto anche per quanto riguarda le energie generali di questa luna e non solo dell'amore, fate tesoro anche di quello e navigate le vostre acque al meglio. Allora, per quelli invece che si ritengono sentimentalmente single, vediamo che cosa ha da dirci questa luna.
Oh. Sentimentalmente vi ritenete single, però comunque può essere che alcuni di voi abbiano qualcuno in vista e scoprano in realtà che questa persona è una furbacchiona o un furbacchione. E che non la racconti giusta, che magari tenga. Oh, lo stavo per dire, che tenga in ballo più di una persona. Attenzione, perché se quelli che tengono in ballo più una persona siete voi, arriva il sorpresone, venite scoperti. Quindi ragazzi, io non voglio sostenere nessuno, sono neutra. Però questa luna, tra Mercurio retrogrado, tutti gli altri retrogradi e il Cancro e chi più ne ha più ne metta, Karma Rosso dice attenzione perché la volta che si capisce perché dicono che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Ok? Allora, ovviamente per chi invece è single, sta bene, non è alla ricerca, niente di quello che ho detto può valere probabilmente e questa non è la vostra lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi do appuntamento o alla prossima luna o alle letture che faccio interattive sul mio canale, vi abbraccio tutti quanti e ci sentiamo più avanti. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!